Qui in piazza Montecitorio si sta realizzando, sta terminando la manifestazione contro la regionalizzazione. Intervistiamo Stefano Delrico, abbiamo ascoltato il suo intervento un po' polemico nei confronti di altri sindacati. Ci spieghi perché, Delrico? Beh, questa è una manifestazione annunciata da un mese. Scopriamo che ieri è uscito un comunicato stampa di CGIL, CISL, UIL, credo anche SLANS, eccetera, che dice: ah, domani faremo un flash mob sempre qua a Montecitorio. Cioè, allora ditecelo, che voglio dire, voi in realtà non interessa la battaglia contro la regionalizzazione, interessa mantenere le bandierine piantate su una cosa che in realtà non volete contrastare in modo adeguato, perché state indebolendo la lotta contro la regionalizzazione. L'hanno indebolita quando hanno revocato lo sciopero del 17 di maggio, che comunque ha impedito che la regionalizzazione passasse prima delle europee, come avrebbe voluto Salvini. Non hanno partecipato più a questo sciopero che avevano indetto insieme a noi dell'Unicopas, ai Copas, all'ANIEF, per un accordo sottoscritto con Bussetti che è una vera e propria presa in giro, perché non contempla, non blocca il pericolo maggiore, che è quello di una regionalizzazione piena degli organici, nonché diciamo della mission della scuola, non parla della gestione del personale della scuola, e poi però vogliono far finta di essere effettivamente contro la regionalizzazione. A me risulta che anche a Reggio Calabria sia stata solo la UIL a ricordare, diciamo, in un passaggio dell'intervento di Barbagallo, la questione della regionalizzazione. Però non posso dimenticare questa vergogna del sì alla regionalizzazione, al federalismo cooperativo, che arrivò da Landini e che noi tirammo fuori da un documento riservato. CGIL e CISL e UIL devono dirci da che parte stanno, e la stessa cosa devono fare i 5 Stelle. Grazie Stefano Delrico. Eccoci qui in piazza Montecitorio, Fabrizio Rebercek, dirigente nazionale Gilda, è in corso la manifestazione contro la regionalizzazione. Fabrizio, perché la Gilda e tutti i sindacati italiani della scuola dicono no a questo progetto di autonomia differenziata? Perché sarebbe la fine della scuola pubblica statale in Italia, ci sarebbe una decostruzione a livello regionalistico e anche di tipo privatistico della scuola. E come servizio, intesa come servizio, per noi la scuola è ancora istituzione della Repubblica, su quello noi facciamo e continuiamo a fare una battaglia. Invitiamo appunto i parlamentari, soprattutto dei gruppi politici come i 5 Stelle, che non hanno avuto mai nel loro programma la regionalizzazione, di pensarci tre volte prima di votarla. Tu hai parlato di differenziazione culturale da parte dei giovani, cosa significa? Significa che il processo di regionalizzazione può stabilire anche dei programmi o delle indicazioni regionali differenti da regione a regione, per cui addirittura i contenuti del sapere diventerebbero diversi da regione a regione. E questo è inaccettabile. Tutti i cittadini italiani hanno pari dignità e pari opportunità. Ringraziamo Fabrizio Rebercek.